Bentrovati, culturalmente dedica questa puntata all'approfondimento di un tema, anzi di un problema, perché tale è diventato quello della disoccupazione e che riguarda la stragrande maggioranza dei cittadini, non solo cittadini andriesi, ma ormai la crisi, come sapete, ha colpito questo settore e quindi la maggior parte degli uomini, anche di età medio avanzata, si è trovata anche a non avere lavoro e quindi a sfamare la propria famiglia. È uno dei bisogni emergenti, ma insieme a questo ci sono tante altre situazioni e circostanze che si sono create in seguito alla crisi. Parleremo di questo fenomeno rapportato però dal punto di vista sociale e con il sociale e lo faremo con la dottoressa Mariangela Chieppa che è dirigente dell'ufficio Responsabile. collocamento, responsabile dell'ufficio collocamento di Andria, con Giovanna Bruno che è un avvocato ma anche consigliere comunale e provinciale e che è stata vicina, ecco, a assistere alla nascita di un'associazione ad Associazione dei Disoccupati Andriesi che presso il suo sportello, ecco, Al anche cittadino. del sportello cittadino, che è lì stesso costituito col movimento Andrea 3. Andria 3, ha cercato appunto di dare quantomeno sostegno a queste persone. C'è il presidente dell'associazione Ada Vincenzo Santovito e poi un componente dell'associazione Francesco Lumuscio. Grazie a tutti per aver accettato il nostro invito. C'è una rappresentanza di componenti dell'associazione dall'altra parte della telecamera che ringraziamo e salutiamo. Allora, qual è il problema? Innanzitutto l'associazione si è costituita è giovanissima, si è costituita pochissimo tempo fa. Magari alla dottoressa Giovanna Bruno facciamo spiegare un po' lo storico di questa Sì. realtà. Io ringrazio l'emittente per la sensibilità manifestata rispetto ad una tematica che effettivamente necessita di una lente di ingrandimento, perché tutti parliamo di crisi, tutti parliamo di disoccupazione, in pochi si riesce a dare risposte concrete all'emergenza lavoro. Questo per una serie di motivi che magari dopo andremo ad affrontare. Come nasce il mio incontro con i disoccupati? Attraverso lo sportello al cittadino, che il movimento di cui sono rappresentante, Andrea 3, ha creato sin dal 2010. Era appunto un luogo di incontro con la gente per cercare di mediare tra i bisogni degli andriesi e l'amministrazione. Quindi, in qualità di consiglieri comunali, ci siamo messi a disposizione affinché quest'opera fosse portata a compimento. E devo dire che tra i tanti incontri poi c'è stato anche quello con alcuni disoccupati. Per la verità ne vengono in tanti. Pian piano, pian piano, pian piano si è creato un gruppo attorno a qualcuno di loro che ha prestato particolare sensibilità a che la loro situazione diventasse una sorta di allarme sociale, ma non per fare guerra alle istituzioni, anzi per cercare con l'amministrazione e con le istituzioni in genere di dialogare per trovare effettivamente delle soluzioni, sia pur minime, sia pur spicciole, per avere un po' di fiato rispetto alla condizione in cui si trovavano. Ecco che abbiamo suggerito come movimento la costituzione di un'associazione, proprio perché anche tra di loro iniziassero a confrontarsi, a mettere insieme le esperienze, a far venire fuori le proposte, e devo dire che la loro tenacia, la loro costanza ha dato la possibilità l'anno scorso di veder nascere l'associazione Disoccupati Andriesi. Essenzialmente il nucleo portante è quello creato da tutti coloro che in passato hanno prestato attività lavorativa presso l'amministrazione comunale di Andria, soprattutto nel settore ambiente, quando non era ancora stata avviata la raccolta porta a porta con la Sangalli. Da quel momento in poi iniziano i loro problemi, nel senso che poi la Sangalli ha ritenuto di fare le assunzioni all'esito di una procedura che ha posto in essere e tutti quanti loro sono rimasti in pratica senza lavoro. Loro erano trimestrali o comunque lavoratori a tempo Precaria. determinato, erano precari, però quel precariato dava la possibilità in ogni caso di poter pianificare le esigenze familiari, le esigenze del quotidiano. Venuta meno quella possibilità di lavoro, hanno iniziato a peregrinare di ufficio in ufficio nella speranza di riuscire a trovare qualche altra sistemazione, ma anche la loro condizione anagrafica, proprio perché dicevamo che si parla di disoccupati per la maggior parte dei casi in età un po' più adulta, hanno trovato delle difficoltà. Ciò nonostante non si sono persi d'animo, non hanno fatto la scelta della guerra alla politica, anzi quella del dialogo con le istituzioni. Hanno avuto anche degli incontri con il sindaco, con altri consiglieri comunali, con rappresentanti
del Consiglio regionale, si sono confrontati, hanno cercato di fare anche delle proposte affinché la loro condizione fosse presa seriamente in considerazione. Si sta cercando di lavorare in questa logica, però di fatto vivono e scontano il dramma del disagio legato appunto alla mancanza assoluta di opportunità lavorative. Non è stato difficile costituire l'associazione quanto al numero di persone. Questo è il segnale che la crisi e la mancanza di lavoro sono comunque sempre in crescita. Non è stato difficile perché eravamo già degli amici che si lavorava insieme. Poi tutto ad un tratto è arrivato questo problema qua, perché non ci si aspettava neanche. Perché noi, bene o male, lavoravamo tutti a quattro mesi magari stavamo fermi, ma quattro mesi si lavorava, cioè si vivacchiava, non è che stavamo proprio al massimo. Però si tirava avanti, diciamo, perché noi siamo dell'età forte, diciamo i cinquantenni. Però mo ci stiamo trovando in un periodo che non ce la facciamo più. Perché io lavoro dal 2012, ho lavorato un mese. Io ho lavorato agosto 2012, che dovevo fare quattro mesi. Poi per il problema della Sangalli, che siamo usciti fuori, siamo rimasti senza, di punto in bianco, senza fare niente. Da 2012, sono due anni e più che si va sbattendo a destra e a sinistra, magari si va dalla mamma, mi dai, cioè, problemi che magari prima non si conoscevano, nel senso, io mi ricordo quando avevo già 27, 28, 30, non sono mai andato a chiedere diceva mia madre, mai, perché diciamo, avevano anche loro già i problemi. Uh-huh. Però quando arrivi a 50 anni e vai a chiedere dammi dai 50 euro, ti senti un verme, ti senti una persona inutile, senza dignità, senza niente. E non c'è neanche la possibilità. Non è che io non voglio lavorare, come io e anche gli amici. Il problema è che non c'è possibilità in Italia trovare un altro lavoro. Perché se io ho già 50 anni, ho tre figli, ma se sono già loro disoccupati, che non riescono loro, bah, che situazione è questa? E che cosa gli devo rispondere io, da padre di tre figli? Perché... Dottoressa Chieppa, effettivamente l'età incide molto sulla possibilità di trovare un lavoro. Cioè, un conto è risultare disoccupati a 30 anni, un altro conto è ritrovarsi senza lavoro a 50 anni o più. Certamente questo è un problema che va ad aggiungersi, quello dell'età, alla situazione di disagio nella quale versano. Però la tragedia più grande è proprio questa, che tre figli giovani non trovano neanche loro lavoro. Cioè veramente stiamo vivendo un periodo difficilissimo, che io che lavoro dal 79, diciamo, avevo dimenticato, non che non abbia conosciuto, ma che avevo dimenticato. Perché non si riesce all'esterno a dare risposte. Chiaramente tutti i cittadini si rivolgono al sindaco, al centro per l'impiego, perché sono quelli i punti di riferimento che loro hanno, ma quando è l'economia esterna che non produce occupazione, anche il sindaco, anche il centro per l'impiego non hanno interlocutori per la risoluzione di questo problema, perché si vedono chiudere tutte le porte dalle aziende poiché sono in sofferenza, piuttosto utilizzano strumenti di ammortizzatori sociali, cassa integrazione, di mobilità, e non creano nuova occupazione. E ripeto, non solo per le persone ultra 50, anche per i giovani. Ora noi stiamo riponendo molta fiducia nella garanzia giovani, che è lo strumento che la comunità europea ha messo a disposizione dei giovani per aiutarli a trovare lavoro. Speriamo che le agevolazioni possano consentire ai giovani di trovare, ma se l'economia non funziona, temo che anche questo strumento possa non produrre gli effetti che noi aspettiamo, perché persone come il signore che hanno tre figli, se anche i figli riuscissero a trovare, si sentirebbe il papà un pochino più sollevato. La tragedia è che non si trova lavoro a nessuna età. Quindi se c'è un fondo garanzia giovani, questo significa che per loro si perde ulteriormente la speranza di poter essere quantomeno agevolati, aiutati. Certamente, perché chiaramente un'impresa è più invogliata ad inserire un'unità giovane che non ha un carico, che è formata, può produrre nel tempo, piuttosto che
diciamo persone ultra cinquantenni. E nonostante gli sgravi contributivi previsti per questa fascia, perché ci sono, per incentivare l'assunzione degli ultra cinquantenni, il mercato non assorbe. Ma perché non c'è informazione al di là del lavoro? No, non c'è proprio... L'economia è bloccata, non c'è fiducia nell'imprenditore ad investire, il mercato è abbastanza fermo e quindi non vendendo, e poi c'è stato il fermo dell'edilizia, che è stato un settore che ha trascinato con sé tutti gli altri. Non c'è richiesta nell'acquisto delle case e quindi non c'è possibilità di investire ancora da parte delle imprese in nuove costruzioni. E tutto questo è una catena che porta allo sfascio che noi vediamo oggi. Prego. Volevo dire, è anche prima di questo tipo di lavoro, io ero un imprenditore. Essere imprenditore è molto difficile adesso. Perché nessuno vuole, anche se ce li ha un po' di soldi, metterli a disposizione, perché ha paura, ha paura di queste istituzioni. Perché uno dice, se io ho, per dire, 100.000 euro, li voglio investire, non so se qua in un mese, due mesi non ci sarò più. Perché è molto difficile per le tasse, perché se uno non lavora, non spende, anche da me. Cioè io non lavoro, cosa posso spendere? Niente, il minimo necessario. Allora, anche se un imprenditore deve, cosa deve venire a produrre in Italia? A fare cosa? A mettere magari un po' di soldi, magari poi finire come sto io, in queste condizioni? Giorno per giorno a lottare, mi sembra vedere, cioè, non è vivere questo, è lottare giorno per giorno. Perché pure io sono stato imprenditore, cioè, ho avuto problemi di salute e ho lasciato perdere. Ma non ci si riusciva neanche prima. Vedi che dicono... non fanno lo scontrino, uno è perché vuole per tirare, perché uno che è imprenditore non vuole lasciare, però arriva al punto che è come quando stai appeso al balcone e perdi le forze e lasci proprio nella si cade nel vuoto come sta succedendo in Italia, non è solo per noi, cioè è una questione di tutti, generale. Stiamo in una situazione da schifo. Il signor Francesco Lomuscio fa parte dell'associazione ADA, associazione appunto dei disoccupati andriesi, e anche lei si è trovato in questa realtà. Situazione che ci troviamo. Guarda, per me adesso questa età che ho, io sono giovane, ho 37 anni, ho una moglie e una figlia, no? Di 9 anni, e sono invalido civile io, quella del 6%, perché c'è il problema all'occhio, togliamo questo fatto, però... fa parte ognuno la sua vita. Questo paradossalmente dovrebbe essere un incentivo per le imprese, sì, e anche un aiuto, un'agevolazione per lei, ci sono per tutte entrare le porte nel mondo come del lavoro. Ci sono tanti anni che ho conoscenze anche fra gli amici, però nessuno mi porta più a lavorare. Sì, una settimana, 10 giorni, poi finisce là, però come è il stato che mi trovo io? Da quel giorno che... giustamente, che noi eravamo ex operatori ecologici, almeno 4 mesi influire la nostra capacità di andare avanti, il disagio era, diciamo, era assai, però diminuiva un po' di più minore. Però facendo prendere un lavoro che è difficile per tutti quanti, trovare il lavoro è difficile, e non so come andare avanti, perché è tristezza dentro. Quando vado a casa, mia moglie, non so cosa devo parlare, come dialogare. Certe volte lascio tutto e me ne vado. Ma non perché non la voglio, non voglio mia moglie, perché giustamente quando a casa non porti il pane, cosa fai? Cioè, viviamo un disagio proprio, ognuno di noi vive un disagio proprio secco, proprio. Non sappiamo come colpisce fare. Molto la dignità con la quale combattono, combattete senza, come diceva appunto la dottoressa Bruno, senza affrontare... Non voglio diciamo, approfondire il mio caso, perché ognuno c'è il suo caso. No, ma per carità, dovrebbe essere... Io ci tengo a precisare proprio questo, che l'incontro con loro per me è stato ed è veramente arricchente, perché sono persone che nonostante vivano un disagio così madornale, hanno una dignità e un coraggio fuori dal normale. La dignità nel portare il peso di questo disagio, il coraggio anche a manifestarsi e a manifestare le loro necessità. Ormai si è instaurato un rapporto veramente
di fratellanza, nel senso che si può, come meglio è possibile, cioè ci si confronta, si mettono a disposizione l'uno con l'altro, quel poco anche che hanno lo condividono. Sì, e ci tengo a precisare che è tanto bella la loro testimonianza che io ho ritenuto opportuno dar loro voce e spazio in ogni modo, tanto che insieme ad altri consiglieri comunali, e qui veniamo alla parte dell'impegno politico, mi sono fatta portavoce anche in consiglio comunale delle loro istanze. Le loro istanze ovviamente sono quelle di 100 persone, 110 sono gli aderenti all'associazione, ma sono appunto la rappresentanza di uno spaccato di vita cittadina, e mi sono fatta carico di sensibilizzare tutto il Consiglio Comunale, tanto che devo dire con la collaborazione di tutti a maggioranza lo scorso 23 luglio o 30 luglio del 2014 è stato approvato un ordine del giorno in Consiglio Comunale con cui appunto la massima assise cittadina ha preso coscienza ulteriore di questo disagio e ha impegnato il sindaco e l'amministrazione comunale ad individuare tutte le possibilità immaginabili per trovare insomma dei margini di inserimento dei disoccupati, ovviamente sempre facendo riferimento a quello che le norme in materia prevedono, quindi attingere dalle graduatorie presenti presso il centro per l'impiego, però dare un segnale. L'amministrazione comunale si era impegnata a farlo già valutando nelle pieghe del bilancio dell'anno scorso di individuare dei fondi per inventarsi dei cantieri lavoro per la loro categoria, questo non è accaduto. Nel frattempo la Regione Puglia, anche qui l'impegno politico degli amministratori regionali lo abbiamo visto, ma adesso dobbiamo sperimentarlo, la Regione Puglia ha posto in essere dei bandi che riguardano, magari ce ne parlerà meglio la dottoressa Chieppa, dando l'accesso poi ai comuni di presentare delle domande di inserimento appunto in queste possibilità lavorative. A oggi però non è stato fatto ancora nulla. I fondi nel caso di questi bandi non sono fondi comunali, quindi il comune non ci dovrebbe rimettere assolutamente nulla, però purtroppo sono iniziative che non sono ancora partite. Ancora come gruppo consigliare ci siamo fatti carico di ulteriori proposte, abbiamo suggerito all'amministrazione comunale di valutare dei cantieri straordinari che vedessero il loro impegno, che poteva essere quello della raccolta straordinaria del vetro, quello della bonifica straordinaria di aree pubbliche, quello dell'affidamento di spazi pubblici come parchi, largo grotte negli ultimi giorni, ma proprio per dare un segnale. Questo non significa trovare il posto di lavoro per tutti i centinaia e centinaia di disoccupati, perché non sono ovviamente soltanto loro dell'associazione, ma ci interessava dare un messaggio politico. Siamo in contatto, molte volte vengono fatte delle promesse, molte altre volte c'è un po' di disattenzione poi a portare avanti quelle promesse che si fanno, stiamo cercando di lavorare e credo che il loro esempio, la loro testimonianza sia utile per molti altri che ci stanno ascoltando in questo momento. Dottoressa, di che cosa si parla in questi bandi? Dunque, parliamo dei cantieri di cittadinanza e del lavoro minimo di cittadinanza. Sono degli strumenti che sono stati sperimentati nell'Eccese, hanno prodotto degli effetti positivi e la Regione li ha fatti propri. Solo che purtroppo la burocrazia ha i suoi tempi. La Regione sta studiando quello che è l'impianto da porre all'attenzione di tutti i comuni del territorio regionale, quindi la ricaduta sarà su tutto il territorio regionale. Aspettiamo, mi hanno promesso, perché anche io come l'amica Bruno mi rapporto con loro e tutte le volte che vado a Bari in Regione sollecito, rappresento a tutti i livelli quelle che sono le esigenze che mi vengono rappresentate. Mi hanno detto che entro metà febbraio provvederanno a concludere l'aspetto normativo, è pronto, ora devono varare quelli che sono gli strumenti, l'avviso pubblico, la modulistica che deve supportare queste iniziative. Purtroppo però, e quindi questo avverrà, le aspettative però riguardano tante persone, i fondi purtroppo non potranno soddisfare tutte queste persone, quindi sarà anche questo un altro momento purtroppo di lotta tra poveri, tra virgolette, perché i bandi metteranno in evidenza quelli che sono i requisiti che i partecipanti devono avere,
Poi si faranno delle graduatorie, la regia sarà comunale, noi affiancheremo con gli strumenti di politica attiva che ormai la regione ha messo in campo. Qualcosina si potrà fare, ma non ancora una risposta adeguata a quello che è. Parliamo di 14.000 disoccupati al 31-12-2014. Al di là dei bandi regionali, la provincia BAT invece che cosa ha proposto? Ma la provincia, gli ultimi interventi di politica attiva della provincia hanno riguardato le borse di lavoro. Abbiamo fatto una prima tranche di borse di lavoro 1 e una seconda borse di lavoro 2. Queste borse di lavoro erano rivolte alle aziende che potevano fruire di gratuità nei tirocini formativi semestrali che venivano pagati dalla provincia. Quindi l'azienda, utilizzando chiaramente questo strumento, poteva avvalersi al suo interno di un'unità per 6 mesi a costo zero. E quindi le aziende, chiaramente con questa prospettiva, si sono mobilitate. Però anche qui la platea era variegata, per cui le aziende chiaramente a seconda dei loro bisogni hanno attinto da diplomati, da laureati, da giovani e anche da questa fascia, sempre aghi nel pagliaio. Il settore invece della... voleva aggiungere qualcosa? No, sento la dottoressa, perché tutto quello che dice la dottoressa ed è giusto, però se noi aspettiamo sempre... Non è che abbiamo tempo di aspettare. Noi possiamo aspettare sempre. Fra poco arriverà la compagnia autorale, cioè al comune non pensano a noi disoccupati che stiamo dietro, pensano fra loro e loro, perché giustamente l'altro poco forse il sindaco chiude e se ne va, perché non è che deve essere di nuovo lui eletto, perché a me non mi va di alere di nuovo a lui, perché giustamente quello che ha fatto a noi non è giusto, perché noi eravamo ex operatori ecologici e in 4 mesi facevo qualcosa a casa, ognuno a casa loro, che giustamente c'è una rabbia dentro, ognuno di noi c'è una rabbia e possiamo stare così, perché l'autoressa sa cosa è, faceva almeno un po' faceva, quello dico io, e adesso stiamo con le mani bracciate, adesso cosa facciamo? Guardiamo il sole. Dottoressa, guardiamo. Bruno, c'è possibilità, in quanto lei impegnata sia al comune che in provincia, in questo momento di poter, al di là di tutto quello che ha detto, che sì. Va bene, comunque è segnale di un forte impegno e di interesse da parte vostra. Con loro ho sempre fatto la scelta di essere sincera, ho sempre detto non mi piace dirvi sì, vediamo domani. Perché oggettivamente, e chi meglio della dottoressa Chieppa che ci lavora quotidianamente può dirlo, oggettivamente non ci sono delle possibilità. Però è anche vero che se la volontà politica è determinante, un minimo di soluzione da inventarsi, perché mi rendo conto che bisogna inventare delle soluzioni, ebbene la volontà politica può incidere da questo punto di vista. Ecco perché le iniziative di sensibilizzazione a cui mi riferivo prima per noi volevano essere un modo per dare un segnale di attenzione. Non possiamo risolvere il problema di 14.000 disoccupati soltanto ad Andria. E c'è da dire che il loro lavoro, anche di passaparola, ci serve a snidare qualche furbetto di turno, perché poi dobbiamo essere consapevoli del fatto che nella categoria rientra tanta gente che approfitta di ammortizzatori sociali, di proprietà occulte, di lavoro a nero e rovina a tanti altri, e non dà a tanti altri la possibilità invece di accedere concretamente anche a delle misure di intervento e di sostegno da parte dell'amministrazione o della provincia o della regione. Quindi bisogna fare anche questo tipo di lavoro e io in qualità di rappresentante politica mi sento di dire che se un politico non si preoccupa con tutti gli strumenti che ha a disposizione di mettere ordine, di creare delle regole, di farle rispettare, questo ovviamente non a livello locale ma a partire dalla testa, dal governo centrale, per andare poi a scalare a tutte le altre amministrazioni, significa che non facciamo bene il nostro lavoro. Quindi lo sforzo è davvero quello di sensibilizzare, di far conoscere qual è la normativa vigente, di trovare il modo per farla applicare e di fare in modo che i politici di turno si mettano in gioco per inventarsi delle possibilità.
C'è anche il settore agricolo che insomma, è dalla nostra parte. C'è il settore parte. Agricolo, c'è il settore cave, ne parlavamo proprio qualche giorno fa in un convegno, a Trani, sì. Un altro settore morto che invece potrebbe essere molto perché trainante per l'economia, per il nostro territorio. Effettivamente basterebbe anche solo sedersi a tavolino, certo, mettere in rete tante cose. Perché la fortuna è che la nostra zona, la provincia Bat, rispetto a tutta a tutte le altre province pugliesi, ci sono le scuole che si fanno restauro, per dire, le scuole che ci abbiamo qui in Andria. Cioè, ci sono i fondi, forse, cioè, possiamo anche andare a fare la scuola, a dipingere, a fare, dire quel mettere che è stato a fare. Mettere a disposizione, insomma, la vostra... Sì, anche se su questo noi proviamo tante volte a spiegare che purtroppo non possiamo inventarci le regole, nel senso che per poter effettuare un lavoro in una scuola, però questo la dice lunga su come davvero ci si impegni a inventare delle soluzioni. Diciamo, poi scuole, spetta... fare il restauro, che sono fatte, c'è tutte le scuole di Andria, però... Mettiamo dei fondi, ci stanno dei fondi, perché non sfruttare sulle scuole che vanno i bambini nostri a scuola, tanti ragazzi che vanno? Cioè, voglio dire, le scuole e poi le altre cose, istituzioni che stanno in giro. Cioè, è vero che c'è la multiservice, però tutto la multiservice deve fare. Cioè, ogni volta, non lo so. Il problema è proprio questo, perché se ci mettiamo d'accordo, noi lavoratori e istituzioni, un accordo, se ci veniamo incontro, un accordo si può trovare. 4 mesi, 3 mesi. Perché uno, se mette la buona volontà, scusa, se uno usa la buona volontà, io facciamo che sono per dire uno della politica, se io lavoro, faccio veramente il politico, ci metto l'anima e il cuore a dire che io, non dico che devo risolvere il mondo, devo almeno provarci, perché qua ci sono tanti polini nel caso... che fanno il lavoro più per farlo, non è che uno fa politica, perché oramai se vogliono fare tutti politica, non so il perché, per quanto riguarda la politica, perché uno fa il medico, vuole fare la politica, uno fa l'imbianchino, vuole si mette alla politica, perché non so, è una torta troppo dolce, mi domando e dico, però veniamoci all'incontro, perché anche noi oramai siamo nati, dobbiamo vivere, certo, non è che ci possiamo abbandonare così. A me non mi va, non è che abbiamo... scusa, giornalista, scusi che faccio io la domanda, a me non mi va personalmente andare alla stessa sociale a chiedere i soldi, che io non posso pagare la bolletta, dalla luce, del gas, dell'immondizia che è arrivata, cioè a me non mi va di andare, cioè la faccia, non mi va, la faccia non ci sta, a me mi piace lavorare, devo lavorare per andare avanti dalla vita, il futuro dei nostri figli, il una futuro, soluzione dico, tampone, però cioè non è per me, loro è per mia figlia. Ad un livello più avanti, cioè voi giustamente chiedete qua, di lavorare, il problema, non mi va di andare diritto. Ogni volta, ma andiamo a stare. Non è una banca, non è che uno, io per non dire, è una banca. Se so sto una banca. Scusate, se sto in difficoltà, faccio bisogno del bastone, ma il periodo della difficoltà, non è che il bastone me lo porto sempre appresso, cioè quel discorso non è proprio chiaro. Non è che io, diciamo, posso trovare, perché mi sono trovato anche proprio in difficoltà economica, proprio, ma non lo so neanche io come devo dire, zero. Però poi man mano uno c'ha la volontà, rinasce, sale, come fai per riprenderti? C'è un altro problema, fa parte della vita. Ma se ci veniamo incontro, che se poi devi fare il politico, solo per pensare ai fatti tuoi, o alla tua famiglia, o ai figli dei figli, anche noi non è che puoi vivere sempre. Cioè, voglio mettere ragione. In testa sì, quello che comanda. Non è che tu stai a comandare, dici che diventano siti di potere. Si arriva al punto, si credono Dio. Quando non è vero, uno deve vivere una volta. Per dire, facciamo perché si sente tanto scandalizzo, hai rubato. Sì, ammettere, chi va là ruba. Pure io, se stavo io, rubavo pure io. Cioè, è un problema... Però cerca di rubare il giusto, non che ti vuoi strafare. La torta te la vuoi mangiare tutto. No, così, mo' mi sto sfogando, però. Però che noi stiamo arrivando. Un messaggio negativo. Cioè, devo dire, perché... oramai, mo, io ho 53 anni. E non, cosa, mi alzo la mattina, dove devo andare? Non sa cosa fare. Io andavo per i mercati. Un po' di volte prendo qualche cosa usata là per tirare proprio avanti, perché non ho voglia di stare senza fare niente. Perché poi l'ozio è padrone dei vizi, bravo. Come mi ricordo io. Ti alzo la mattina, lo dice proprio a tipo i barboni. A
Allora, noi siamo in chiusura, confidiamo intanto nell'impegno e nella buona volontà delle istituzioni, della politica e di chi è chiamato a dare delle risposte o quantomeno proporre delle soluzioni. Siamo sempre pronti ad accogliervi, magari parlando di notizie positive, di un lavoro che abbiano trovato. Io ho fede a Gesù, però esatto, sì. Uno che prego. Non però, solo a voi, ma a tanti altri, magari a tutte quelle persone che si trovano in questa situazione. C'è bisogno della Chiesa. Grazie. Grazie alla dottoressa Giovanna Bruno, grazie alla dottoressa Mariangela Chieppa e ai referenti dell'Associazione Disoccupati Andriesi, il presidente Vincenzo Santovito e il consigliere Francesco Lomuscio. Grazie a tutti per averci seguito. Culturalmente torna il prossimo giovedì con un altro approfondimento. Arrivederci.